Ciao Elettra, ecco la guida. Per prima cosa bisogna andare su questo indirizzo. http://www.villaromanaminori.com/up-admin. Una volta effettuato l'accesso a questa pagina, devi inserire i tuoi dati di accesso che ti ho inviato via email. Io adesso inserisco i miei. Adesso, per poter aggiungere un articolo all'interno della categoria rassegna stampa, bisogna cliccare su Aggiungi nuovo qui a sinistra. Qui inserirai il titolo della notizia. Qui sotto invece, adesso compare così. Per far comparire questa, la barra di sotto con tutti gli altri strumenti, bisogna cliccare qui, dove troverai tutti questi altri pulsanti. In questo campo qui inserirai il testo della notizia. Se la notizia viene copiata da un foglio di Word, bisogna cliccare qui, incolla da Word. E incollerai qui il testo di Word. Una volta incollato, fai inserisci. Qui puoi inserire un paio di tag attinenti alla notizia, separati da una virgola. Qui selezioni la categoria rassegna stampa. Per cambiare, la data di pubblicazione, bisogna cliccare qui, modifica. Giorno, anno, mese e ora, e cliccare su ok. Per rendere pubblico l'articolo, per pubblicarlo bisogna cliccare su pubblici. Prima di fare ciò però ti consiglio di scendere in fondo alla pagina e inserire qui la descrizione, il titolo della notizia. La descrizione che può essere copiata anche dal testo. Qui vedi quanti caratteri mancano, un massimo di 160 caratteri. E qui le parole chiave, separate da una virgola. E infine fai pubblica. Questo come vedrai adesso. Andando qui, adesso la notizia è già online. Per eliminarla basta cliccare su spostare nel cestino. Per inserire una fotografia bisogna cliccare qui, aggiungi un'immagine. Si seleziona il file. Andremo proprio. Piano piano effetto il caricamento dell'immagine. Una volta caricata l'immagine, qui deciderai dove allineare la foto. Ti consiglio sinistra o destra. E qui le dimensioni. Miniatura, media, facciamo miniatura adesso, fai inserisci ed ecco qui la foto. Tu potrai, facendo così, spostare la foto dove vuoi, diciamo, però verrà sempre allineata a sinistra. Per centrare il testo così, per giustificarlo così, e fai aggiorna. Ed ecco che la notizia online.
Per eliminare la notizia, basta fare così, spostare nel cestino. Per modificare una notizia già inserita in precedenza, bisogna andare su Articoli, Modifica, cliccare sulla notizia, sul titolo, Notizia di prova, e effettuare tutti i passaggi di prima, cioè a seconda di ciò che si vuole modificare, e fare aggiorno.